industrialized and huge Latifundia, you know, production of the food. And the agreement is showing us that the European Union has nice talks, all these things, but it is still exporting products out of Europe in a neo-colonial, neo-imperial way. So they say, okay, we keep here our standards, but we don't care so much what is going to happen in the other parts of the region. Of course, there was a lot of talk about, no, we agreed in such way that the standards will be kept. But the reality will be much more complicated. So Mercosur agreement is the next example how this kind of politics works. Then I have such a light newspaper, you know, when the Central Eastern European media, especially the Czech mainstream, which is notoriously neoliberal, absolutely like predominantly, 85% owned, absolutely predominantly by private oligarchs who are having vested interest in this kind of business, including our prime minister these days. If they start to speak, it's so great that these students are striking, doing strikes. It's so important, this Greta's movement. It's so great. My radar are starting to do this is something strange. How is it possible? So, 30 years silence, nobody cared about ecology on the market, ecology was on the side. People who were mourning, what are you doing with the landscape, there will be no water, nobody was listening. Suddenly, everybody is about ecology. This is very, very, very strange. There is in sociology such term, which is called cooptation. Yeah? And it is basically the power of the dynamics, right? Like you have some hegemonic constellation, what's it like? Neoliberalism, and it's some kind of interacting with its opponents. And it has such, I don't know how it's said, if I say it properly in English, but they have, if you cannot beat them, join them. You know? So if I saw Greta in Davos, it was the next like, okay, so these rich people, super rich people, who are causing maybe 90% of all pollution because of their businesses, suddenly are inviting some Greta and all asking, yes, it's so big problem, the ecology. And this is the same with the European Union on the level of at least those who are powerful, meaning Euro bureaucracy, because it is bureaucratic organization on the first part, not any democratic one. Democracy, as you know, is behind the, if you see, for example, European Parliament, what power it has, and all this stuff. And remember what I was saying about the book of Slobodia. He says very precisely that European Union, World Trade Organizations are pursued or supported and created or reconstructed by neoliberals in order to isolate demos and democracy from decision making, and it is trying to neutralize the politics by the fact that you move it to supranational level without having any supranational demos, without having supranational democracy, you bureaucratize it, you make it a question of rules, trade contracts, all the memorandum, you have to follow the rules are the most important. So this is what I am having been doubts about the future of the European Union. I don't say that what is saying Salvini, what is saying Okamura in the Czech Republic, what is saying Kaczynski or all these people, it's some way out of to create a new European Union or even to destroy it. I don't think they are so radical, it's just rhetoric. But, you know, this dissolution, destruction, it's coming very, very without noticing often. Remember, who would believe in 1983 or that in 6 years all Soviet dominance will be gone and that in 1991 Soviet Union will be gone? You had myriads of Sovietologists at the time, Kremlologists, all this army of people having knowledge, and they didn't even guess that it would happen. So with the European Union it can be pretty much the same. You can see there is no alternative and so on, but it can enter in some kind of crash which it's hard to imagine. I don't say I wish it, but it is one of the possibilities. And then I just wanted to still to react on this question of democracy. And this
what more destruction, what kind of destruction of democracy, which was a, I think it is really, really a huge problem. And it is really functioning on multi levels that this is what Wendy Brown calls undoing demos. It is one of the floors or the spaces is the European Union, I think. But it is also, of course, happening within every nation environment, nation space or national politics or something. And to deal with it is very, very difficult, in my opinion, because neoliberal hegemony is always one step before so far. That's the thing, that it is able to, as I say, cooptation is one of the ways how to do it, that you are acting on the different possibilities, different, how to say, struggles, and you are trying to neutralize them, put them away. But definitely, I would like to only understand that the democracy and the idea of demos, if you understand it, Aristotle's understanding, is the rule of unprivileged. Of the unprivileged majority. This is what basically this neoliberal hegemonic system is trying to do, put away all this majority from the decision making by different kinds of stories. One of the stories is freedom. That's what you know. Freedom is sort of like ideology these days. David Harvey calls it very nice in his book about the short, the brief history of neoliberalism. David Harvey says it is just another word, actually, because we have the signifier which you use and it can be whatever. Freedom is actually the past experience. Where it's not some, you know, norm or something which you can experience, everyone say. But it became to be ideology. But democracy really is about the empowerment of unprivileged and about the struggles. It was created as a struggle. And it can be, in my opinion, renewed as a struggle. Only the problem is that we must get from our side masses, because we still live in mass politics, which is nationally embedded. And by the way, last provocative thing, it's not my opinion, but I was kind of, when I was reading this book of Queen Slobodia, it kind of beat me in the eye, because one of the points of neoliberals, intellectually, was this, business is international, socialism is national. This was that, and they are creating some politics probably to but I will now stop and maybe some action can be given. Grazie a Veronica, provo a dire alcune cose che mi avete stimolato con gli interventi. La prima riguardo alla questione Unione Europea, che io vedo come una delle articolazioni della riorganizzazione del pianeta durante la globalizzazione neoliberista, cioè nel nostro continente il capitalismo si è riorganizzato in un quadro di integrazione che consentisse, come dicevo nell'introduzione, di superare i problemi che si ponevano all'accumulazione capitalistica dentro lo spazio nazionale, dato che nel continente europeo, che è stata la culla del movimento socialista e del sindacalismo di massa, del continente in cui si è affermata anche la più avanzata delle democrazie, in cui la lotta di classe è uscita a sé dal basso verso l'alto, non quella al contrario dall'alto verso il basso, la lotta della classe lavoratrice attraverso differenti cicli di lotta che si sono allargati socialmente negli anni 60-70, ma è uscita rafforzata dal secondo conflitto mondiale, perché la sconfitta dei fascismi coincise con l'affermarsi di un'idea di democrazia in cui
la maggioranza della popolazione delle classi lavoratrici fossero protagoniste, e questo ha riguardato i paesi come l'Italia e la Francia, dove c'erano forti partiti comunisti, ma anche un paese come la Gran Bretagna, in cui, come si vede dal bellissimo documentario di Ken Loach, The Spirit of 45, il socialismo laburista comunque ebbe una forza notevolissima. Ora, certo, l'UE è nata con questi scopi, i trattati sono evidentemente neoliberisti e ordoliberisti, non entro nella distinzione. E, se tralasciamo però la Francia rivoluzionaria tra il 1789 e Termidoro, mi sapete dire uno Stato nazionale che è nato in Europa per dare il potere al popolo, o gli stati nazionali non sono stati per secoli l'involucro entro il quale si è sviluppato il capitalismo e non sono stati per secoli le macchine giuridico-amministrative, militari, disciplinari, come spiegava bene Foucault, attraverso le quali si è costruito il capitalismo, sia all'esterno essendo le macchine per lo sfruttamento imperialista e colonialista di tre quarti del pianeta, all'interno per disciplinare le classi popolari che non erano ancora operaie. Anche ci fu bisogno dello Stato nazionale anche per imporre alla gente di usare l'orologio. Io non lo porto a posto nella forma di disobbedienza, come il comunale di Parigi, ma come spiegava un grande storico della classe operaia, Edward Palmer Thompson, nel famoso libro che dovremmo rileggere tutti sulla formazione della classe operaia in Inghilterra, anche imporre a chi era abituato ai tempi del mondo agricolo, i tempi della rivoluzione industriale, richiese da parte dello Stato una fortissima attività coercitiva, violentissima, per creare la massa proletaria, da sfruttare nelle fabbriche, la gente venne squartata, impiccata, mandata nelle case di ai lavori forzati. Cioè lo Stato-Nazione non è stato l'involucro, non è nato per fare il socialismo. È il socialismo, il movimento operaio, che a un certo punto ha utilizzato lo spazio creato dal capitale per imporre differenti rapporti di forza. Ma su questo vorrei essere chiaro: il socialismo non è nato nazionale, il nostro è stato il primo movimento globale della storia umana, con sedi in tutti i paesi del mondo, il primo movimento in cui ci si metteva d'accordo per nella stessa giornata chiedere le 8 ore di lavoro su tutti i continenti, in Europa, nelle Americhe e in Australia. Non era mai accaduto prima una cosa del genere, neanche le grandi religioni monoteiste hanno avuto una dimensione globale come ha avuto dall'inizio il movimento socialista. E quindi io credo che noi dovremmo recuperare la visione dialettica del capitalismo propria che ereditiamo da Marx. Altrimenti, tra l'altro, in questa fase di crisi storica della globalizzazione neoliberista, anche qui per rispondere al tema posto da Roberto, il capitalismo è sempre stato globalizzato, la prima globalizzazione è stata la scoperta dell'America, ha sempre nuove fasi di globalizzazione, di allargamento. Dentro a queste nuove fasi oggi noi viviamo una, le generazioni dei nostri nonni, anzi per me dei nostri padri, hanno vissuto delle fasi di crisi che hanno portato a 2 guerre mondiali con milioni e milioni di morti. Cioè il capitalismo vive di queste crisi, quindi io credo che ci sia contemporaneamente una crisi nella globalizzazione e della globalizzazione, in cui il capitalismo si riorganizza, cambia, e per esempio non si presenta con la faccia di Clinton, ma si presenta con la faccia di Trump, che è molto diversa.
Dico questo perché credo che rispetto all'Unione Europea dovremmo avere lo stesso atteggiamento dialettico che il Movimento Operaio ha avuto nei confronti dello Stato-Nazione come spazio in cui sviluppare la propria lotta. È evidente che mentre il grande capitale intende utilizzare i dispositivi giuridici dell'Unione Europea per imporre l'approfondimento delle politiche neoliberiste e dell'onnipotenza capitalistica nella vita sociale, il nostro scopo dovrebbe essere unificare le classi lavoratrici popolari su scala europea contro questa Europa, Unione Europea, ma senza nessuna confusione con ideologie nazionalistiche o con una critica del capitalismo di tipo reazionario. E da questo punto di vista io credo che non dovremmo dimenticare un elemento fondamentale, che proprio la scala dei problemi che dobbiamo affrontare, veniva citato il clima, ma anche se non ci fosse il mutamento climatico, il numero di morti causati dalle nocività del nostro modo di produzione e di vita e la distruzione dell'ecosistema in sé dovrebbero bastare da decenni per spingerci a rivedere, a mettere in discussione tutto. Ora, rispetto a tutto questo viene fuori un elemento per noi essenziale, che se i problemi sono comuni c'è bisogno di una regolazione comune, se sono globali c'è bisogno di una regolazione globale, e alla fine il nostro canto internazionale Futura Umanità, l'internazionale unisce la razza umana eccetera, alla fine dei conti è più attuale oggi che 150 anni fa, perché l'interdipendenza del mondo di produzione capitalistico oggi è più spiegata di 150 anni fa in maniera evidentissima. Ed è per questo vengo al nodo che mi ha posto la compagna della democrazia. È vero che non è incorporata nel capitalismo, il capitalismo ha convissuto benissimo con l'apartheid in Sudafrica, convive con qualsiasi cosa, basta si fanno quadrini, diciamo, sono anche disponibili a diventare islamici. L'importante è che il meccanismo di accumulazione vada avanti, però va anche detto che è stato lo sviluppo capitalistico che ha anche creato le condizioni per la lotta per la democrazia, cioè sono il rapporto. Cioè, la democrazia, che è stata una conquista delle lotte popolari, si è sviluppata insieme dentro e contro il capitalismo, è una lotta costante. Credo che noi ci dovremmo interrogare sul fatto che, credo fosse la tesi del compagno spagnolo, se ho ben capito, è che alla fine il motore della democrazia è la lotta di classe, cioè quanta lotta di classe, cioè quanto protagonismo delle classi popolari e delle classi lavoratrici si attiva per fare sì che il capitalismo non divori la democrazia. Se ho ben capito il suo intervento, se voleva dire questo, lo condivido molto. E da questo punto di vista io credo che sia centrale quanto diceva la compagna danese rispetto alla democrazia, e che invita a mio parere anche una riflessione storica rispetto a una tesi che è vera, ma che a mio parere dobbiamo relativizzare, rispetto alla quale dobbiamo avere prudenza. Mi riferisco all'intervento della compagna, cioè che alla fine lo Stato sociale c'è stato perché c'era l'Unione Sovietica e i paesi socialisti. Questo in parte è storicamente sicuramente vero, perché le due cose sono, diciamo, avvengono in contemporanea. Però è anche vero che il movimento operaio è avanzato e ottenuto grandi vittorie anche prima che ci fossero i paesi socialisti,
vittorie e sconfitte, però, e che per esempio dopo il 1989 noi abbiamo avuto sì in Europa un passo indietro, ma per esempio in America Latina un'avanzata enorme per la prima volta della democrazia e di governi di sinistra e popolari come non c'erano mai stati, perché ricordo che negli anni 80 c'era, negli anni 70 c'era il socialismo reale, ma c'erano anche i guerrilla e Pinochet e i regimi militari in tutta l'America Latina, il genocidio degli indios in Guatemala e via discorrendo. E quindi forse dovremmo vedere questa determinazione più in un lungo periodo, cioè il fatto che se non c'è dentro la globalizzazione un'adeguata capacità delle classi lavoratrici di esprimere il proprio punto di vista autonomo ed esprimere la propria forza, è evidente che nella democrazia, nei diritti umani, nella pace, nell'ambiente sono valori di per sé incorporati nel modo di produzione capitalista. Cioè non sono la priorità è un'altra, e su questo forse viene la domanda. Io per esempio chiederei a Veronica come mai, nonostante le terapie shock, nonostante appunto questa visione negativa dell'Unione, dell'impatto dell'allargamento a est dell'Unione Europea, nonostante il capitalismo appunto abbia creato una crisi sociale, come mai non vi è stata una ripresa di una spinta socialista, ma invece di forze populiste che comunque sono filo capitalista, perché Orban non è sicuramente un nemico del capitale, è un nemico casuale dell'integrazione europea e degli immigrati, ma non è un nemico del capitale. E mentre chiederei per concludere a Michael, che mi ha molto convinto soprattutto dall'esempio della plastica che per caso citavo anche io, un'altra questione, e cioè nei nostri paesi, ed è collegata anche alla narrazione rispetto al 1989, in realtà l'offensiva neoliberista è cominciata prima del crollo dell'Unione Sovietica, negli anni 80, la Thatcher del 1978, Reagan del 1980, l'Unione Sovietica era ancora in piedi, anche i paesi dell'est, eppure noi eravamo già in ritirata, anche in Italia, che aveva un tempo molto lontano ormai il più forte partito comunista del mondo. Quello che vorrei chiedere a Michael è se non ritiene che nella nostra critica dell'Unione Europea dovremmo uscire dall'interrogazione costante se fuori o dentro l'Unione Europea e cercare di comprendere le ragioni per cui non riusciamo in Europa a costruire un movimento operaio, ovviamente del XXI secolo, che sia effettivamente europeo, come riuscirono i nostri antenati a costruire dei movimenti operai che unirono le masse popolari dentro lo spazio dello Stato-Nazione. Perché quello che accade oggi è che, appunto, come giustamente osservava, l'integrazione capitalistica è sempre più forte, anzi ormai si parla di una classe capitalistica transnazionale, e questo è evidente. Viviamo qui in Italia, praticamente le principali società capitalistiche hanno anche quelle più simboliche, dalla più grande azienda automobilistica, la Fiat,
alla più grande azienda di comunicazione, la Mediaset di Berlusconi, che tutti